傲慢の罪、ライオンス、エスコノンス。Questo canale è in collaborazione con Together Price per account Netflix, Spotify, Nintendo e tanti altri scontati fino a più del 75%. Dal 18 al 29 novembre vi è la promozione Black Friday, dove, dopo essere entrati in un gruppo e, una volta effettuato il pagamento, sul secondo pagherete solo 99 centesimi al posto di 3,49 euro. Per maggiori informazioni vi invito... Ciao a tutti ragazzi, qui Vedata Channel. Oggi portiamo, come ogni settimana, la recensione di Nanatsu no Taizai. Oggi, più nel dettaglio, l'episodio 8 della terza stagione. Anche qui ve lo ricordiamo un'altra volta, l'episodio noi lo guardiamo in inglese, non in italiano. Così come il fumetto, e se vi sentite un po' giù è perché ho la febbre. Rimessa un'altra volta questa parentesi, cominciamo con la recensione vera e propria. L'episodio parte con un flashback di Gopher, dove viene ritrovato in un sotterraneo da Nadia. Sì, in inglese si pronuncia Nadia, in giapponese Nasia. È la sorella di Bartra e Denzel Leones. La ragazza all'inizio spaventa Gopher, ma dopo aver parlato per poco, i due riescono a diventare amici. Gopher però non ha memoria di come egli sia finito lì. Gopher in quel momento è un ragazzo, sì, ma con la mentalità di un bambino. Nadia stessa lo definisce un bambino cresciuto. Dopo la chiacchierata, però, Nadia deve andare via e Gopher continua la sua esplorazione dei sotterranei, dove trova Gopher, il vero Gopher. Il mago ormai è rinsecchito e ovviamente esanime. Anche la sua sedia a rotelle ormai è distrutta. Dopo il pianto della bambola, Nadia ritornerà per trovarlo, decidendo anche di regalargli un libro. Inutile dire che la bambola riuscirà a leggerlo in pochi secondi. Qui Nadia rivela che si appassionò ai libri perché non poteva uscire dal castello, dato l'essere una ragazza molto debole. Più avanti capiremo il perché. Entrati in confidenza, Gopher rivelerà a Nadia di essere una bambola creata da un mago e che al suo interno si trova un cuore pregno di magia. La ragazza da lì a poco si sentirà male e sverrà, ritrovandosi poi nel suo letto. Col passare del tempo, la loro amicizia si trasformerà in un affetto reciproco, anche perché Gopher tenterà di accontentarla basandosi sul libro che gli è stato regalato, impersonando il personaggio preferito di Nadia. Fra balli serali, uscite, risate, giri a cavallo e tanto, tanto altro, la ragazza diventa sempre più debole. O meglio, il suo cuore si indebolisce. Infatti, ci fanno intuire e spiegano che Nadia possiede una disfunzione cardiaca e che presto dovrà andarsene. Gopher ovviamente aveva già paura di questa situazione, ma per meccaniche diverse, dato che associava alla morte delle persone a cui teneva in base ai regali che gli facevano. I due rimarranno insieme fino agli ultimi momenti di Nadia. E qui, piccola nota. Nel manga i due hanno effettivamente un rapporto, mentre nell'anime tutto ciò non accade. Ora, che sia per orario o che sia per altro, poco importa, ma un dettaglio così importante da renderlo bypassabile? No, no, questa volta no. Nadia confessa i suoi sentimenti a Gopher per poi morire. La bambola, ovviamente, farà di tutto per riportarla in vita, e da questo esatto momento deriva il peccato di lussuria. In breve, Gopher vede che Nadia non risponde più alle sue parole, quindi tenta di trapiantarle il suo cuore. Per farlo, ovviamente, dovrà aprire il petto della ragazza, ma nel tentativo disperato la bambola urla, allarmando le guardie del castello. Queste, ovviamente, entreranno e vedranno una scena a dir poco raccapricciante. Gopher pieno di sangue, sul corpo morto di Nadia. Inutile dire che verrà processato e condannato a morte. Bartra però conosce perfettamente il vero animo di Gopher e non lo accusa di nulla, dato che sua sorella Nadia è morta con un sorriso in volto. Il flashback finisce, trandoci un Gopher al rogo, con una lacrima che scende da un solo occhio. Gopher in quel momento ha rinunciato al proprio essere per salvare la sua amata, ha rinunciato a ricordi ed emozioni. Dopo questa triste storia ritorniamo al presente, dove Gopher viene raggiunto e fermato da Diane. Qui la bambola afferma il potere attuale della gigantessa, che raggiunge i 15.000. Scappando via stupito, incontra King, con una potenza complessiva di 41.600. Ovviamente si chiede come abbiano fatto a raggiungere tale potere, ma viene fermato ancora una volta da Diane.
finalmente ricorda che Nadia soffriva di una malattia al cuore e supplica Merlin, in un secondo momento, di distruggere il suo. I tre fanno ragionare la bambola, che riprende coscienza e memorie di Nadia, riacquisendo insieme ad essi la potenza complessiva, scoprendo anche di essere artefice della sua stessa sofferenza e mancanza di cuore, dato che quel cuore artificiale tanto odiato si rivela essere il vero fantoccio. Il vero cuore di Gopher è sempre rimasto dentro al suo corpo. Così finisce l'episodio. Le animazioni sono davvero buone, almeno nel flashback. Il voto rimane sul 7, anche perché la storia di Gopher è bellissima. Il plot è seguito alla perfezione e la gestione della regia è ottima. Avrebbe preso anche un 8 se non avessero tolto quella scena. Ma vabbè, che possiamo dirgli? È un bell'episodio, anche senza combattimenti. Detto questo, la recensione finisce qui. Vi invitiamo a lasciare un like, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella se non l'avete fatto e seguirci su Instagram. In descrizione trovate il link di Teespring per le magliette e quello di Together Price per account Netflix, Spotify e tanti altri scontati, con tanto di promozione Black Friday fino al 29 di questo mese. Il servizio grafico è sempre aperto sulla mail e su Instagram. E, sempre su Instagram, siamo in collaborazione con Anime King Italia, Seven Deadly Sins Italia, Omega Drawings e anche Raywolf. Detto questo, noi vi ringraziamo ancora per la visione. Un saluto da Vedata Channel. Ciao!